Uno. Buongiorno Bartolo, il dottor Bartolo Allegrini oggi è con noi. Inizio con una affermazione. Si dice, dicunt, che sei un ottimo clinico. Ma cosa vuol dire Bartolo clinico? Beh, clinico, diciamo che il mio viaggio d'amore per l'umanità proprio nasce nel momento in cui ho scelto di diventare medico e ho compreso che la necessità era prendersi cura della persona, non curare. Il Ippocrate, tutto. quindi, è il tuo maestro. Parti con questo. Benissimo. Infatti io vengo da una scuola di formazione in medicina interna, poi ho fatto altro, ho scelto di fare l'omeopata quasi 30 anni fa. Faccio clinica. Proprio l'altro giorno dei pazienti di Milano mi hanno regalato un bel quadretto con la mia, mio 30 anni fa, 30 kg in meno, Bartolino, che praticamente apre il petto ed esce il vestito di Superman. Quindi perché questa ragazza aveva avuto un grave danno da vaccino, purtroppo ci sono stati, e Complimenti. io l'ho aiutata. Essere clinico è prendersi cura con amore, perché prendersi cura è comunque una dotazione che dovremmo avere tutti noi medici, che ha la fortuna di avere in possesso il bene più prezioso del prossimo, il tuo fratello, che è la salute, e dovrebbe prendersi cura. Se lo fa con empatia, entrando nella esperienza di vita dell'altro, beh, diventa virtuoso. Ecco, ogni medico dovrebbe avvicinarsi, visto che la sua missione è molto spirituale, dovrebbe avvicinarsi proprio a questa priorità, comprendere che di fronte a suo padre o sua madre, diceva un mio professore, no? Quando si è di fronte a un paziente, pensa che ci sia lì tua madre e tuo padre. Bellissimo questo, ascolta la prima domanda, l'abbiamo già centrata, il collegamento di medicina e spiritualità. Vai, elabora questo concetto così Più bello che un e chiaro. collegamento, è una, diciamo, una sinergia assoluta quella fra medicina e spiritualità. E d'altronde, ribadire che l'essere umano, diciamo, nella sua evoluzione, no? Io parlerò nel tuo convegno dei 7 livelli di evoluzione umana per raggiungere la sua salute. Fondamentalmente tutti nasciamo bebè. Nasciamo bebè, diventiamo infanti, poi abbiamo la terza fase in cui siamo bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani. Queste 7 fasi biologiche corrispondono a 7 livelli psico-biologici e spirituali che sono insiti proprio nel nostro sviluppo umano. L'uomo primitivo, retto dagli istinti, al primo livello. L'uomo normale, no? Retto dalle emozioni, che vive per la famiglia, vive per l'amore, vive per andare verso la felicità, no? Gestisce il dolore. E poi l'uomo di talento che riconosce, grazie alla sua dotazione, studio o non studio, qualcosa che gli porterà ad avere delle proprietà di gestione della sua vita attraverso un servizio. Il quarto livello vede proprio il ruolo del discepolo e qui cambia il paradigma. Perché nel ruolo del discepolo che cosa c'è? C'è fondamentalmente, questo è un aggancio che dovremmo fare fra medicina e spiritualità, c'è fondamentalmente la capacità di riconoscere in quel talento una vocazione, fare di quella vocazione una missione e in quella missione esprimere il dono di amore per l'umanità, non solo attraverso il voler bene a se stessi, in primis, ma quando uno si vuole bene, quindi centra la sua coscienza, perché fondamentalmente questo che ti sto facendo notare è la crescita in verticale del nostro asse di coscienza. Perché nel momento in cui prendi consapevolezza che il tuo talento può essere messo in servitù per il prossimo, tuo fratello, comprendi che, come medico, nel mio caso, ma in qualsiasi professione svolgi, anche nella tua, noi siamo qui perché siamo in dono di amore per l'umanità, perché fondamentalmente unirci al prossimo significa servire Dio o comunque chi non crede in Dio in una figura superiore, Spirituale. quindi chiaramente spirituale. Quindi medicina e spiritualità sono imbricate nettamente perché affiliano proprio quello che è il compito del medico.
Quando io studiavo medicina antroposofica, c'era proprio una frase che mi colpì di questo grande medico svizzero, no? Che mi disse: guardate, voi siete qui perché avete scelto un'altra via per curare. Avete scelto una via più complessa, non la via paradigmatica dei protocolli, la via che ha portato, sai, alla medicina della evidence basis, no? Negli studi, no? Che oggi sappiamo è insufficiente per poter spiegare la fenomenologia di molte manifestazioni morbose, e siamo di fronte a un ammorbimento, a una morbidità che è sempre più in aumento, con sofferenze che stanno colpendo soprattutto le età più fragili. Ieri ero a Torino in un congresso dove ha parlato la dottoressa Greco, che a Torino gestisce un grande centro dove vanno praticamente da tutta Italia bambini con autismo o con disturbi del neurosviluppo. E quindi quando noi abbiamo un modello sociale, no, e quando si parla di medicina, non possiamo eludere l'aspetto sociale. Nel 46 l'egida della salute dell'OMS era l'intersecarsi perfetto della salute di tre fattori: fattore fisico, psicologico e sociale. Quindi oggi noi, se vogliamo comprendere bene la malattia, non possiamo sganciare il malato, il paziente, dall'aspetto che riguarda la sua socialità, e quindi capire l'ambiente dove vive, i traumi che ha Olistico qui. vissuto. E quindi un approccio olistico, potremmo dire, come definisco io, sistemico, che vede nell'olos, nel mettere in riunione tutti i vari punti, no? E farne un'unità, e in quell'unità cercare una soluzione che deve chiaramente salvaguardare la salute attraverso una serie di, diciamo, applicazioni cognitive che riguardano vari campi. Oggi il medico, di fronte alla malattia moderna, non ce la fa più da solo. Ha bisogno di lavorare in equipe. Io sono sempre prodigo di un concetto quando vado alle conferenze. Dico: noi dovremmo pensare, proiettare la nostra società verso un modello in cui, invece di creare ospedali, dovremmo creare centri di salute, dove in questi centri di salute convergerebbe il paziente che troverebbe in quel centro una serie di consulenti che, in relazione alla tipologia della malattia per cui si presenta, entrano in rete a occuparsi, a consegnare a quel paziente una sorta di ricetta con cui il paziente poi fuori va a ritrovare la sua salute. Questo permette un'evoluzione umana importante, perché l'evoluzione umana è molto collegato al concetto di consapevolezza e nello scegliere, quando si ha consapevolezza, si eleva il livello di coscienza. E quindi, quando nello scegliere si ha consapevolezza, e quando tu hai, come l'opera che stai facendo tu, no? Questo bellissimo convegno sul benessere, che non è il benestare, perché il benestare ci pensa la medicina. Va bene, tu hai un dolore, vai dal fisiatra, ti dà la pillola, ti fa l'applicazione, ti fa lo zono, quello più evoluto, e ti passa il dolore. Ma perché ti è venuto quel dolore? Non se ne occupa nessuno. E Bello se quel dolore è spia di un sistema che è in difficoltà, che non riesce a cooperare e mette in allarme, in quel momento noi dobbiamo essere sintonizzati sul perché, non sul come. Andare a comprendere che dentro c'è qualcosa che si è annebbiato. C'è qualche comunicazione che non sta avvenendo, perché un essere umano, prego. C'è questo, consentimi questo passaggio bellissimo, perché noi che siamo figli di Cartesio occidentali siamo quelli del come, quindi intelligenza razionale. Peccato che siamo persi il perché, perché il perché appartiene all'intelligenza spirituale. Perché tratti quegli amici? Perché fai questo lavoro? Perché sei in quella relazione? Poi c'è questa, oltre all'intelligenza spirituale, c'è poi il con chi, quella emozionale. Cioè con chi vivi, con chi stai, infine il come. Quindi la civiltà occidentale, grazie alla dicotomia cartesiana tra psiche e soma, ha scisso il valore che stai dando tu adesso. Complimenti. Bravissimo. Brava.
Molto Bravissimo. bello, Quindi, ma questa è la mia vita professionale da 30 anni, capito? grazie. Ecco perché. Lo Quindi ti condivido appieno, molto, molto bello. dico, oggi, proprio Mike, stiamo vivendo questo passaggio. Perché ci sei tu? O perché ci sono io? O perché ci saranno gli altri colleghi? Stiamo vivendo questo passaggio dall'uomo di talento, e quindi siamo arrivati sulla Luna, abbiamo costruito, al discepolo. Bello questo. Quindi stiamo Eterno allievo, vivendo, secondo a nessuno. bravissimi, quindi stiamo vivendo questo passaggio per cui molti di noi, anche in ambito evolutivo, non necessariamente da giovani, ho visto tante donne, tanti uomini cambiare la loro vita a 50 anni, no? Anche colleghi. Eccoci. Bravissimi. La vera sfida che ci pone questo essere, no? Talento discepolo, no? Usare tutta no, la nostra conoscenza, no? Tutto quello che noi diciamo apprendiamo dalla vita, che la vita è maestra, no? La vera sfida è come diventare emotivamente centrati nonostante tutto il negativo che stiamo vivendo. Perché solo attraverso questo, e oggi sappiamo bene, i neurobiologi parlano di coerenza di flusso, ma gli Bellissimo. antichi parlavano di coscienza. Altri parlano di anima, ma fondamentalmente dietro che cos'è? C'è il mettere insieme, l'unire il cervello destro col cervello sinistro. C'è Bellissimo. l'unire il cervello razionale, quindi l'aspetto analitico, la visione deduttiva dal generale al particolare. Va bene. Aristotele, Cartesio, è nominato Socrate, chi vogliamo nominare più? Ma unirla, e qua la clinica, ritorniamo alla prima domanda, no? Unirla all'aspetto intuitivo, Bellissimo. unirla a quello che è qualcosa che è dentro e che ogni essere umano può ritrovare attraverso il silenzio interiore, no? Bart, posso Quella dire pace una... che ognuno di noi, soprattutto il medico che spesso si confronta con se stesso, perché il medico, vero, non gode delle vittorie, ma riflette sui fallimenti. Bart, posso dire che questa non è altro che una rivalutazione del medico di famiglia che ha un Bravissimo. contatto con tutto il suo ambiente e quindi dico Bravissimo. non il ricettatore, che è buono solo a scrivere ricette con pilloline supposte diverse, perché quello Bravissimo. che appunto dicendo in questa parte olistica, il tempo è volato. Consentimi l'ultima domanda. Sì. La nuova via della salute è energia. Perché? Eh sì, io mi occupo di biofisica, io sono docente alla facoltà di scienze quantistiche a Ginevra. Beh, un pugliese che è docente, beh, è bello, dai. Molto, Bellissimo. grazie. Quindi la Puglia, oltre al quinto anno consecutivo la più bella regione al mondo, ha anche, aspetta, National Geographic e Lonely Planet, eh? Ti aggiungo, visto che ci stanno ascoltando, che Booking.com, quindi con feedback, è la prima cittadina per accoglienza al mondo, indovina qual è? A due passi da te, che vive a Monopoli, Era Polignano, Polignano. la casa Vabbè, di ma anche la mia Domenico Polignano. Monopoli, dai, voglio dire. È bellissima Monopoli. Quindi, complimenti per questa cattedra. Dicevo, perché l'energia è la soluzione? Perché oggi noi siamo in un momento storico particolare, per quello ci siamo, no? Ci troveremo il 21 aprile con te e con tutti gli altri, in cui sta entrando tanta energia dalle galassie. Che bello. Questa energia, se trova l'uomo pronto, lo porti in un'evoluzione notevole che andrà a definire nuove vie della salute. E già ci siamo, no? Tu conosci il progetto S-Drive, ne Sì, parleremo quel giorno con Giorgio assolutamente. Treviani, il test del bulbo che già entra attraverso la biofisica nei sistemi biologici. Oggi abbiamo bisogno di una valorizzazione del concetto del bioenergetico a supporto della salute, perché oggi purtroppo la malattia non trova più giovamento solamente dai farmaci, e quindi la via nuova per la salute è quella energetica, perché solo attraverso sia una valorizzazione di quelle che sono le
diciamo, proiezione energetica del corpo, e quindi tutti i vari studiosi per quanto riguarda la medicina cinese, la medicina vedica, quindi parliamo di chakra, parliamo di canali di agopuntura, e quindi comunque l'energia che fluisce nel corpo e che si collega micro e macrocosmo, no? Abbiamo tanti studi, oggi abbiamo ancora molto di più, grazie alle scienze quantistiche. Grazie a tutto quello che riguarda il mondo quantistico, stanno uscendo fuori dei dispositivi, ecco perché l'essere umano moderno troverà, no, un supporto anche tecnologico. La tecnologia, quando si parla di intelligenza artificiale, serve l'intelligenza artificiale perché noi abbiamo bisogno di andare ad aprire la tenda per vedere dietro chi sono i veri attori, i protagonisti del nostro squilibrio. Oggi abbiamo un affollamento di pazienti che ha fatto 3.000 visite, 3.000 consulenze, dove spesso non si trova niente, ma molte volte basta una piccola parola, un piccolo gesto, un piccolo condizionamento nello stile di vita e tu ne sei maestro per cambiare il destino, per cambiare il destino. E quindi questo significa che oggi il medico deve fare un passo indietro, in verità ne fa due in avanti se fa un passo indietro, perché deve ritornare a una concezione più naturalistica della salute. È la natura, è energia. Bartolo, io starei 4 ore. No, noi dobbiamo chiudere questa intervista con dispiacere, però avrò modo di presentarti, apprezzarti, darti quel tappeto rosso che meriti, perché ti ho apprezzato moltissimo a Bologna nei vari interventi che hai fatto. Proprio in questo modo, così sai cosa noto in te, in modo pregno. Cioè, sei dentro quello che fai. È una cosa molto bella. C'è una grande differenza fra coerenza e congruenza. Coerenza è quello di essere puntuali, darci appuntamento, etici in quello che si fa. Congruenza quando c'è il coinvolgimento, alleanza tra conscio e inconscio, quello che dici è in linea con quello che pensi. E in te si vede. Ci vediamo il 21 aprile. Grazie di questa bellissima intervista che invieremo venerdì, anzi sabato mattina, e ci vediamo il 21. Ok? Va bene. Grazie per il tuo contributo e per la bella persona che sei. Grazie mille, Mike. Grazie Grazie a te. mille. Ciao, Ciao, buona giornata. ciao, ciao.